A distanza di un mese il Pescara torna in campo, domani alle 14.30 allo stadio Adriatico Cornacchia ospitando il Montevarchi. L'obiettivo è riprendere da dove il Pescara aveva lasciato, ovvero un percorso di crescita nel quale coniugare gioco, risultati e linea verde. Gaetano Teri si aspetta un girone di ritorno migliore rispetto a quello di andata e fa il punto su questi 20 giorni di lavoro che hanno preceduto il ritorno in campo. Il nostro vero obiettivo è quello di fare il 20-25% in più dei punti che abbiamo fatto all'andata, l'ho detto, è un obiettivo, io non mi sottraggo a nessuna responsabilità, ma lo dico perché siamo in condizione di farlo, siamo in grado di fare un percorso migliore, questo sì. Di questi 15 giorni, come ho detto prima, sono soddisfatto, la squadra sta molto bene dal punto di vista fisico, abbiamo ripreso alcuni concetti, questa piccola pausa ci ha aiutato, come ha aiutato tante squadre, e siamo pronti, ecco, siamo pronti. Un mercato bloccato dalle mancate uscite, in particolare quelle di Galano, Rizzo e Marilungo, un fattore che frena ulteriori entrate. Per Oteri la rosa è a posto in difesa e a centrocampo e aspetta qualcosa, se possibile, davanti. Io credo che qualcosina, togliendo soprattutto alcune cose davanti, le dobbiamo fare davanti, è lì dove ci dobbiamo concentrare, ma poi se arriveranno bene, se non arriveranno, io sono contento dei giocatori che alleno. Così su Derisio, l'unico innesto per ora ufficiale del mercato e che domani potrebbe subito debuttare dal primo minuto. Sia Derisio che Clemenza stanno abbastanza bene, anche se Derisio è un giocatore che ha giocato poco nel girone d'andata, ma è un giocatore che è integro, che si è sempre allenato, adesso è da 12-13 giorni con lui, l'ho potuto testare, è un giocatore che sta bene, poi stare benissimo è un altro conto, quello si acquisisce giocando. Senza Pompetti e Ilianes, davanti a Sorrentino ci sarà Ingrosso con Drudi e Veroli, Diambo e Derisio in mezzo, Cancellotti e Rasi favoriti sulle due corsie laterali, davanti Ferrari e Dursi e poi fronte aperto per la maglia di esterno di destra con Rauti e Delle Monache che insidiano Clemenza. Montevarchi falcidiato dalle assenze, tra Covid e infortuni 8 le assenze, Martinelli, Dutu, Tozzuolo, Bassano, Biagi, Casiello, Amatucci e Yallow, una difesa da inventare per il tecnico Malotti. Dirigerà ancora di Roma 1, Toscani sì in emergenza, ma Auteri non vuole distrazioni. Ultimamente hanno anche cambiato modo di stare in campo, però la faccia è sempre la stessa di una squadra aggressiva che cerca di prendere il controllo della partita, che cerca di ripartire, quindi è un avversario subito bello tosto, perché è una squadra che gioca a calcio, ma siccome noi contiamo di farlo anche noi, io sono sicuro che sarà una bella partita comunque.